Siamo qui alla Fiera della Sostenibilità, qui con noi abbiamo Razzi Claudio, vicepresidente di Lupus in Fabula. Di che cosa si occupa la sua associazione? Si occupa di ambiente, lo affrontiamo in diversi modi, sia attraverso la sensibilizzazione e la formazione dei cittadini, dei soci e dei simpatizzanti, sia attraverso, l'interazione con le amministrazioni pubbliche, gli enti, quindi confrontandoci e spesso purtroppo scontrandoci con loro quando fanno i provvedimenti che sono appunto a detrimento dell'ambiente e della qualità della vita. E quali sono le attività a cui la cittadinanza può partecipare? Secondo il programma che abbiamo, che appunto si chiama È Naturale, che praticamente ha una programmazione trimestrale, ci sono attività che riguardano l'escursionismo, ma anche attività culturali, cinema, incontri tematici, per esempio questo programma sull'energia, ma anche cene sociali, ma anche incontri formativi, per esempio di tutta una giornata sulla biodiversità che sarà a novembre. Insomma, sono varie iniziative che si possono anche seguire attraverso il sito che si chiama www.lalupusinfabula.it. Grazie. Va bene? Sì. Prego, salute a tutti.